Stai cercando la tua prima chitarra? Oppure vuoi essere l'eroe di qualcuno e aiutarlo a scegliere? Perfetto! In qualsiasi caso, questo video fa per te! Ciao chitarristi, sono Ale, bentornati in Shape Your Tone. Oggi voglio parlarvi di un tema di cui avrete sicuramente sentito parlare più volte: come scegliere la vostra prima chitarra. Ma lo farò in un modo un po' diverso. Vi racconterò come ho scelto io la mia prima chitarra elettrica quando non ne sapevo niente e come invece la sceglierei oggi una quindicina di anni dopo. Aiuto raga, sono vecchissimo. E se tu sei uno che è già avanti, tipo che sono gli altri che chiedono a te le cose, fermo. In questo video ti do l'opportunità di aiutare qualcuno che vuole iniziare e non sa da che parte cominciare. Pensa che bello, potresti diventare anche tu la ragione per cui un perfetto innocente si rovinerà la vita, per cui nascerà un nuovo stupendissimo chitarrista. Ma prima ecco la vostra dose periodica di haters. Allora raga, questo parte bene ma poi si brucia tutto. Bel video, ma parli troppo. Quindi, come ho scelto la mia prima chitarra? Non bene. E come la sceglierei ora? Seguitemi fino alla fine e lo scoprirete. Ora vi racconto male la storia brutta di quella chitarra. Vado a prenderla. Aia! Che malissimo che mi sono fatto. 2000 like solo per questo, di questa chitarra, ovvero la mia prima chitarra elettrica. E poi vedremo i tre punti di partenza più diffusi: chitarra stile strato, Les Paul e stile super strat. Sono lì, sono belle, sono economiche, ma... calma. Questa cosa mi è venuta in mente perché davvero tantissimi di voi mi fanno la fatidica domanda: come scelgo la mia prima chitarra elettrica? Aiutami. Come al solito ne ho parlato con i ragazzi di Musical Store 2005 e non vi dico com'è andata, sennò mi arrivano addosso scatoloni. Quindi iniziamo dalla sua storia, poi unboxing e vi presento le tre chitarre di oggi. E poi ti iscrivi al canale. Anzi, prima ti iscrivi al canale e poi ti racconto la storia, sennò niente. Mi fido, È andata più o meno così. Stavo guardando questa rivista, Guitar Shop, e vedendola in foto, questa chitarra mi ha folgorato. Immaginati il me bambino. Vede il prezzo, che è 90 euro, e dice troppo. Era comunque uno di quei kit con chitarra, più ampli, più accessori vari, più il chitarrista vero. Io, amante della Les Paul, come prima chitarra elettrica ho avuto una Strato. Checkmate Les Paul! La chitarra in questione è questa Stratos. Ho scelto lei perché vedendo quella paletta fatta così, mi sembrava particolare. Capitemi, avevo 10 anni. Ora come ora, una Strato? Ma mai nella vita. Comunque, una volta scelta, è arrivata a casa e non mi dimenticherò mai quel giorno. Apro il pacco, prendo la chitarra e... e niente, perché non sapevo cosa suonarci. Facevo gli esercizietti con la chitarra classica e basta, era lì. E non sapevo neanche come funzionasse l'accordatore. Cioè, vedevo la presa del jack e avevo intuito c'entrasse qualcosa il cavo. Ma non ero così furbo da capire che andava collegato alla chitarra. Mi sono messo a far finta di accordarla finché non si sono rotte le corde. E il micantino... ciao. Questa è rimasta ferma qualche mese poi. Non sapevo come cambiare le corde, né tantomeno sapevo quali comprare. Non sapevo dove comprarle, non sapevo neanche se esistevano altre corde oltre a quelle che c'erano montate. Cioè, io ho comprato la chitarra, ho rotto subito le corde e niente, basta, non l'ho più usata, fine. Poi per fortuna è arrivato il mio maestro di quel periodo, ciao Valerio, che mi ha detto: senti coso, voglio iniziare a suonare basso che cosa? Le corde te le cambio io e tu suoni la chitarra elettrica. Mi montò quel micantino che mancava e una goduria. Da quel micantino e Smoke on the Water suonata male è cominciato tutto. Ecco, diciamo che basarsi sulla forma della paletta per scegliere una chitarra non è una cosa super furba, Ora comunque ti presento le tre protagoniste di oggi, così hai una base su cui ragionare. E poi ti spiego esattamente come io oggi sceglierei la mia prima chitarra elettrica. Ora deconfezioniamo le chitarre. Partiamo dalla Eco, ovvero una chitarra in stile strato. Questa, come potete vedere, è anche molto particolare come chitarra. E l'ho scelta per un motivo molto semplice. Come potete vedere, è una chitarra a tre quarti, ovvero di dimensioni ridotte. È molto leggera e maneggevole. E per questo comoda per i più piccoli che si approcciano a questo mondo per la prima volta. Già suonare è un casino. Se possiamo semplificargli la vita, facciamolo. Quindi la morale è che la Strato è una chitarra per i bambini. Basta.
cassa degli haters aperta sotto nei commenti. La chitarra è la classica configurazione strato, con i tre single coil, volume e toni esattamente come la strato e il classico selettore a 5 posizioni. Dimmi nei commenti qual è stata la tua prima chitarra. Vediamo con quale ascia hai avuto l'onore di iniziare questo viaggio. I pickup single coil ci danno i suoni tipici del mondo Stratocaster. E la strato comunque è una chitarra versatile, ma con qualcosa in più potrebbe esserlo ancora di più. Tenete a mente questa cosa che dopo ci serve. Per quanto riguarda i legni, abbiamo il tiglio per il corpo, acero per il manico e palissandro per la tastiera. Ripeto, per i più piccoli che vogliono iniziare, questa è una soluzione ottima. Forza ragazzi, che ci servono nuove leve, che qua i bassisti iniziano a spopolare, eh. Ora sentiamo come suona la chitarra dei bambini, la Stratocaster, e poi passiamo al modello Les Paul. Ora è il turno di una chitarra seria, ovvero un modello Les Paul, quindi Sound Session Milestone. Questo è il modello Les Paul che ho scelto per questo video. Poi alla fine del video vi spiego anche il perché, ma tanto lo avrete già capito. Classico doppio humbucker, ponte fisso, e per i controlli abbiamo i super classici due volumi, due toni e il selettore a tre vie. A differenza della Echo, qui abbiamo un suono molto più corposo, dato dai pickup che sono a bobina doppia e non singola. Il corpo è in tiglio, manico in mogano, bolt on, quindi avvitato al corpo, e tastiera in palissandro. Per il manico abbiamo 22 tasti e devo dire che, nonostante l'economicità dello strumento, si fa suonare davvero bene. Ovvio, si parla di chitarre per iniziare, non c'è da aspettarsi le finiture di una custom shop, ma comunque si sta parlando di strumenti davvero validi per il pubblico a cui sono rivolti. Avessi avuto io chitarre così quando ho iniziato, a quest'ora sarei Steve Vai. Ok, magari con la chitarra di Steve Vai sarebbe più facile. Se vuoi, tra l'altro, c'è anche il video e c'è anche lui, ovvio, è qui. Comunque, ora ci suono qualche riff tipico da Les Paul. Tu cerca di indovinarli e dimmelo nei commenti. Subito dopo parliamo dell'ultima chitarra.
Questa è l'Ibanez GRX 40. Possiamo dire che riunisce le caratteristiche delle due precedenti e ti spiego il perché. È una chitarra che sicuramente è in stile super strat. Infatti possiamo vedere che la forma del body è il tipico shape strato, ma palesemente improntato al moderno, con una configurazione HSS, un volume, un tono e un selettore a 5 posizioni. Per quanto riguarda i legni, questa chitarra ha il pioppo per il body, acero per il manico e la tastiera in jatoba, non so come si dice, ma è quello lì. È una chitarra che sicuramente copre una vasta quantità di sonorità differenti, dalle più classiche alle più moderne. E una chitarra così, come vi dirò tra pochissimo, ha davvero molto senso per iniziare. Ed ecco anche perché, guarda caso, è una delle più diffuse insieme alla classica chitarra stile strato. Tanti suoni, tutti validi e comoda, costa poco, cosa vuoi di più per iniziare? Una Les Paul ovviamente, no? Ora la sentiamo e poi vi spiego tantissime cose interessanti e come io sceglierei la mia prima chitarra nel 2021. Ma quindi, perché ho scelto proprio loro? Beh, tra le chitarre più grandi di tutti i tempi ci sono senza dubbio la Les Paul e la Stratocaster. Quindi ho voluto trovare un modello strato e uno Les Paul che costassero poco e andassero bene per iniziare. In più la Echo è una 3/4, quindi è perfetta per i più piccoli. Non dimentichiamoci che il futuro della chitarra sono loro. Abbiamo il dovere di accendere in loro la passione e dargli tutti i mezzi possibili per iniziare il loro viaggio. Poi c'è la Super Strat di Ibanez. Come ho detto prima, racchiude al suo interno un po' una via di mezzo tra le altre due. Forma strato, pick up sia humbucker che single coil, è molto comoda, insomma funziona bene. Diciamo che racchiude un po' il meglio dei due mondi e non è una PRS. Per quelle ci ho fatto un sacco di video. Due, sono qui. Ora finalmente la cosa più importante del video: come sceglierei io la mia chitarra nel 2021. Come avete visto, ormai anche le chitarre più economiche, come dico sempre e come ho detto in questo video, hanno raggiunto livelli davvero alti in rapporto al loro prezzo, e chi inizia oggi si trova tra le mani strumenti molto validi e non tavole di legno per accendere il fuoco. Quindi, se sono tutte buone, come faccio a trovare ciò che fa per me in mezzo a questa giungla di chitarre? Bene, voglio andare oltre alle caratteristiche tecniche tipo pick up, legni e cose del genere che ti ho descritto prima. Se stai iniziando ora il tuo percorso, ci sta che per te queste cose non facciano la differenza, non fraintendermi, sono assolutamente importanti, ma hai tutto il tempo del mondo per impararle, capirle e metterle in pratica. Magari se ne parla per la seconda chitarra. Ok, sicuramente la prima cosa da stabilire è il budget che si vuole spendere. Probabilmente se sei giovane c'è una bella differenza anche tra 110 euro e 130 euro, per dire, soprattutto se non sei autosufficiente economicamente. Ecco, non ti preoccupare, i modelli che ti ho fatto vedere oggi sono punti di riferimento che ho usato per spiegarti le differenze tra di loro, darti ispirazione e guidarti nel capire cosa fa al caso tuo. Non è che se vuoi il modello Les Paul trovi solo questa. Esistono altri modelli simili, ad esempio Harley Benton, che possono tranquillamente rientrare nel tuo budget. Stesso ragionamento vale per le altre due chitarre, Squire, Epiphone, ancora Harley Benton. Se vuoi qualche consiglio, scrivimi pure su Instagram. Questo è sicuramente il primo limite che dobbiamo darci, e da lì capire quali modelli sono disponibili nella fascia di prezzo che abbiamo stabilito. Ve lo dico.
dico già, praticamente in ogni fascia di prezzo ci sono tutti i modelli. Ah, poi tieni conto anche dell'amplificatore. È una cosa che magari viene sottovalutata da chi inizia, ma l'ampli fa parte della catena del suono tanto quanto la chitarra, e ha il suo costo. Anche di quelli ce ne sono tanti economici che suonano molto bene, come questo Nux oppure il Boss Katana. Ma ehi, in commercio ci sono un sacco di kit chitarra più ampli che possono soddisfare le esigenze del caso. Ci facciamo un video? Ditemelo voi qui sotto nei commenti. Prometto che lo faccio insieme agli altri, giuro, calma. Abbiamo una settimana ogni settimana. Arrivano tutti, promesso. Sicuramente un fattore estetico è da considerare. Ok, non deve essere la super priorità, ma se siamo agli inizi, una chitarra che solo a guardarla ci fa venire voglia di suonarla è più importante di una chitarra che suoni bene in maniera assoluta. Certo, deve essere funzionante e comoda al 100%, fuori da ogni dubbio, ma deve anche accendere in noi la voglia di suonare. Se una chitarra è bruttina, la scintilla non scatta. Altra cosa da valutare è il fatto che ad oggi si hanno mille modi diversi per conoscere una chitarra prima di vederla dal vivo e sentire diverse opinioni. Quindi sicuramente informarsi prima per capire alcune caratteristiche è d'obbligo. Queste caratteristiche sicuramente devono includere la versatilità e la comodità. Se siete agli inizi, probabilmente non avete ancora una direzione musicale ben precisa con delle esigenze specifiche. Quello che cercate deve darvi la possibilità di suonare un po' di tutto con suoni accettabili. E poi la comodità, perché sì. Ad esempio, le chitarre tipo strato, come questa Echo, hanno il body smussato apposta per essere più confortevoli per chi le suona. E last but not least, questa è la cosa più romantica di tutte. È una cosa seria? Senti già che la chitarra ti accompagnerà da qui a tantissimo tempo e non sarà solo un periodo di prova? Alzando leggermente il budget potresti avere la possibilità di avere una buona chitarra e un buon ampli che per un sacco di tempo saranno al tuo fianco senza mollarti. Eviti anche delle spese aggiuntive, perché magari dopo poco tempo vuoi già cambiare strumento perché quello che hai non ti basta più. Così vai tranquillo e hai uno strumento molto valido da subito. Se invece non sei sicuro, non esagerare, fare un tentativo può essere davvero economico. E poi, una volta presa la mano sullo strumento, puoi sbizzarrirti a trovare la tua nuova compagna di viaggio. Io, come sempre, ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 che, ancora una volta, mi hanno dato occasione per farvi sapere quanto io fossi stupido all'età di 10 anni mettendomi a disposizione quei tre gioiellini. Se in questo video hai trovato anche solo uno spunto per iniziare il tuo viaggio fra le sei corde o anche solo per aiutare qualcuno ad entrare in questo mondo, iscriviti al canale. Sono in arrivo un sacco di contenuti stupendi sia per i principianti che per i più esperti. Non avete idea della gas che vi faccio salire. E aspetto le foto delle vostre chitarre su Instagram.